Tutti amici del canale di Monissima. Quest'oggi dalla playlist del mio YouTube, quindi dove ci sarà una sequenza di canzoni, faccio una musica un po' a presa diretta e con elementi di disturbo, perché è impossibile girare video con i figli che girano per casa eccetera, provo a fare Back to School di settembre. Back to school, back to back home, back at work, come volete. Infatti sono attorniata da due zaini, eccoli qua, uno e due, di diversa tipologia, sia per classi di frequenza che proprio per modelli, direi. E cominciamo subito con il piccolo. Allora, Vittorio tornerà a scuola, o perlomeno volevo dire Vittorio entrerà per il primo anno a scuola, nella primaria, quindi nella scuola elementare, che si diceva una volta così, oggi si dice proprio scuola d'infanzia, scuola materna, scuola primaria. E ha scelto per questo, diciamo, non rientro, no, perché per lui è appunto la prima volta, ha scelto uno zaino molto bello di Spider-Man, eccolo qua. Spider-Man, vi faccio vedere velocemente quello che contiene. Vediamo cosa c'è all'interno. Devo dire che per essere un bimbetto di prima elementare che ha soli 6 anni si sa organizzare abbastanza bene. Infatti ha già scelto e ha messo precisamente e meticolosamente i suoi quadernini proprio negli scomparti di questo zaino. Andiamo a vedere. Dunque, troviamo, eccoli qua, i Minions, le figure dei Minions, quindi quadretti grandi, non si vedranno mai in telecamera, comunque sono i quadretti grandi, quelli da 5 mm per intenderci, o 10, non mi ricordo, e di due tipologie, eccoli qua. Intanto la musica di Nene c'è, ricorre, bellina devo dire, spero che esca bene in video. Senza fare editing musicale eccetera, c'è già in sottofondo, speriamo che vada bene, che non vada a coprire la mia voce soprattutto. Avanti, troviamo il diariuccio, ma che cosa volete che ci possano scrivere i bambini di prima sul diario? Vabbè, nome, cognome, comunque è un qualcosa che li identifica e che li rende un po' unici, nella loro unicità loro riportano quelle che sono le prime esperienze a scuola secondo me. E infatti Spider-Man Homecoming, eccolo qua. Molto bello, questa raga, a me i diari fanno impazzire, quindi molto molto colorato e soprattutto a tema nello zaino della stessa tipologia, eccolo qui. Eccolo qui. Devo dire che la Marvel o comunque tutti quegli addetti al ritorno a scuola sono molto accattivanti per quello che propongono. Infatti mio figlio è stato catturato, diciamo, non solo dallo zaino, ma dal pack che presentava in omaggio questa maschera bellissima di Spider-Man. Ne sanno una più del diavolo per far sì che i bambini vengano appunto catturati, la loro attenzione, e quindi poi alla fine vadano a scegliere uno zaino che contiene anche un giochino alla fine. Questa è la maschera di Spidey. Voilà! Vabbè, al di là di tutto spero che sia un'esperienza piacevole per lui, perché comunque è la prima in un contesto scolastico vero e proprio, e il periodo in cui ci si separerà, tra virgolette, per la prima volta dall'infanzia, dall'asilo, quindi è una sorta di trampolino di lancio per quella che sarà poi la vita futura scolastica e si spera da adulto, quindi si giocano tutte le carte adesso, diciamo, per la futura formazione di un bambino. Quindi spero che inizi alla grande. Ma per il Back to School di Vittorio non potevano mancare delle tutine nuove proprio per quest'autunno, che ho trovato dalla OVS in offerta o non, comunque molto molto allettanti e carine. Allora, pensate, a soli 8,99 euro questa tutina, questo di sotto della tutina felpato, che metterà nel periodo di transizione tra la fine dell'estate e l'inverno, quindi in autunno, una felpa abbastanza ancora fresca, diciamo. Di colore blu. Ancora questa maglietta fantastica di Star Wars, sempre Star Wars, che lui ha gradito ma che ha scelto la mamma in realtà. Molto bella. Questa è lunga di dietro e davanti leggermente più corta, bellissima. Al prezzo di 10 euro in sconto, quindi bellissima, questa la metterà anche adesso. Ancora della serie Cars, guardate che bella, collegiale, magari poterle portare ancora, con la manica lunga grigia.
12,99 euro, bellissima, sempre per l'autunno. E ovviamente di sotto questa tuta bellissima in abbinamento Cars rossa con le stampe e con i lacci davanti, 12,99 euro, fantastica. L'ultima maglia acquistata, ma che poi è a manica corta ma va benissimo anche in questo periodo, quindi non per, per l'autunno, questa sempre di Cars, tutta variopinta e tutta stampata, che è veramente bella. Ma la cosa più importante per il back to school, che non deve mancare nel guardaroba di un bambino, quindi in età scolare, assolutamente sono i grembiuli. E voilà, eccoli qui, della serie Spider-Man, taglia 7-8, perché veste un po' di più, perché comunque si presume che nell'inverno ci andrà a crescere, poi ci saranno i maglioni pesanti, eccetera. E poi, sempre 7-8, della linea Star Wars, quindi due grembiuli veramente fantastici al prezzo di 11 euro circa l'uno, quindi al costo di 22 euro ne ho acquistati ben due, che sarà bene quasi diciamo per tutto l'anno si presume. Allora, però c'è una cosa che ci siamo scordati da dire, vieni qua. Allora, che cosa hanno dato in omaggio con i grembiulini? Un astuccio di Spider-Man. È così? Sempre lo stesso? Sì, sì, e poi? Poi qui c'è quello di Star Wars, che è dietro sempre lo stesso. Quindi l'hanno regalati con che cosa? Da M-Cross, che è bello, un buon posto per sì. fare spesa. Io mi sono comprato il grembiulino di Star Wars e quello di Spider-Man, mi è uscito questa roba. Hai visto? Beh, che belli! Quindi comunque non solo i grembiuli li abbiamo pagati pochissimo, ma hanno regalato anche questi due assuccetti utili per, per portare i colori. Sì. E, saluti gli amici! Ciao! Quindi buona scuola Vittorio, mentre Joshua... Per quello che riguarda il grande invece, Joshua, quindi che è al secondo superiore, il liceo scientifico, ha scelto uno zainetto molto molto particolare e bello, che non è molto visto, devo dire, ma che se ai miei tempi ci fosse stato lo avrei sicuramente acquistato, perché è una Smemo, si chiama Sob e fa parte appunto della Smemoranda, è un Smemo zaino nero, poi c'erano di diverso colore e lui ha deciso di prenderlo nero proprio perché è il più abbinabile possibile alla fine. E all'interno ha già messo i suoi libri, i suoi quaderni, direi molto corposi, poverini, già hanno iniziato la scuola. Il 7 di settembre sono già tornati tra i banchi di scuola, pensate. Mentre tutta Italia rientrerà tra l'11 e il 15 più o meno. Poi ci sono i quaderni, ovviamente, un po' più da adulto, cioè comics, molto bella la serie direi, comics, anche in versione rossa. Mentre nello zaino di Joshua abbiamo la Smemoranda nera, questa ovviamente a riporto dello zaino, ed è anche molto bella. E l'astuccio del Eastpak, che è molto molto capiente, quindi tutto nero ha deciso di prendere per seguire quella linea. Va bene, quindi velocissimo back to school dei miei figli, penso di avervi detto tutto, ci vediamo al prossimo video perché ci saranno anche degli aggiornamenti, ho anche tante altre cose da farvi vedere, però vado un po' di fretta quindi non ho tempo in questo momento. Iscrivetevi al canale se vi va, fatemi vedere anche i vostri back to school, ma li ho già visti in giro diversi, forse sono io in ritardo, adesso non lo so quando riuscirò a montare e a caricare questo video. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Momi.